I contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non da Antic Mill ed hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori Antic Mill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e degli iscritti, declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Antic Mill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 70% e il 74% dei conti del cliente a dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Antic Mill UK LTD e Antic Mill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Terzo appuntamento del mese di settembre, con me c'è Tony Cioli Puviani. Tony, se sei d'accordo, io partirei un po' dalla situazione del petrolio. Io adesso l'ho messo sul grafico. Adesso la piattaforma di Tick Mill batte 59 dollari, 59,69. Sicuramente c'è stato questo gap rialzista perché saprete tutti, ovviamente, l'attacco che c'è stato in Arabia Saudita ha provocato questo rialzo del petrolio. Bene, allora buongiorno a tutti. Come è normale che sia, specialmente su commodities strategiche e sensibili alla geopolitica come il petrolio, spesso sono le vicende, anzi sempre, non spesso, in particolare sulle commodities, sono le vicende di natura microeconomica, macroeconomica e geopolitica che movimentano, fungono da market mover per la determinazione del prezzo del petrolio. Il petrolio, in particolare, poi per la sua importanza assoluta, perché evidentemente c'è un vero acquisto e vendita di petrolio e movimentata, come è successo, sta succedendo in queste ore. Da carattere, da motivi, in questo caso, di carattere geopolitico, ma anche microeconomico. Perché microeconomico? Microeconomia, chi ha fatto o ragioneria o azienda, o economia d'azienda, economia, sa bene che la microeconomia è la parte anche, una delle più importanti, è quella che studia i movimenti microeconomici del prezzo, per cui c'è un asse cartesiano con la domanda e l'offerta. La domanda evidentemente più è ampia, la domanda e più il prezzo sale, perché la domanda ha una situazione su un asse cartesiano prezzo, domanda e quantità positiva, l'offerta al tempo stesso è negativa. Quindi in questa situazione qui, se scoppiano dei petroli, perché c'è stato dei pozzi di petrolio diminuendo nella quantità di 5,7 milioni di barili al giorno. Questi sono i dati riportati un po' da tutti per motivi oggettivi. Cala l'offerta, e quindi, se c'è un restringimento dell'offerta a parità di domanda, è normale che il prezzo salga. Indipendentemente, questo spero ormai almeno chi segue queste trasmissioni, dai motivi di natura tecnica, di Fibonacci, della media 200 giorni, della rottura, insomma, evidentemente può avere senso fare certe considerazioni, ma non in questa situazione molto importante geopolitica. Geopolitica perché? Perché dal punto di vista, appunto, geopolitico, ci sono stati questi yemeniti che hanno mandato dei droni. I droni hanno distrutto parecchia quantità di potenziale produttivo, ma al tempo stesso dietro sembra che ci sia l'Iran, evidentemente in conflittualità con gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti coccolano storicamente l'Arabia Saudita e sono alleati storici, e quindi è
Evidentemente, se come suggerito da qualcuno ci dovessero essere delle ritorsioni da parte degli americani alleati all'Arabia Saudita, che prevederebbero evidentemente la distruzione o l'attacco a pozzi petroliferi dell'Iran, il fattore offerta verrebbe sensibilmente a diminuire ancora, oltre a quello che è già stato fatto. Conseguentemente, la speculazione, indipendentemente dalle esigenze, già da ieri a mezzanotte compera, anche in funzione solo di speculare sul prezzo che prevedibilmente, vista la carenza di offerta, dovrebbe salire. E quindi si gioca d'anticipo. Il prezzo però che oggi abbiamo, che in questo momento è 59,40, è già frutto di studi e della speculazione rispetto alle cose che ci sono già successe. Quindi, quei bei discorsi che leggo, adesso si compra petrolio perché ho visto che c'è la guerra oppure sono scoppiati i petroli, manca l'offerta, eccetera. Farli adesso ha un senso molto più modesto perché il mercato già prezza con questo 8,3%, prezza evidentemente il valore del petrolio, tenuto conto tutto quello che è successo. Questa è la prima lezione, per cui ogni vostra interpretazione ulteriore volta a comperare o vendere questa commodities ha un valore modesto, a partire dalla mia, perché il prezzo, specialmente per un bene così importante, così speculato da tutti i quattro angoli del globo, perché evidentemente il petrolio se ci si opera così negli Stati Uniti, così in Europa, così in Giappone, così in Cina, in Australia, evidentemente ogni tipo di ragionamento, stando così la situazione, non ha valore. Allora subentra la sensibilità del trader nel cercare di interpretare il movimento, per cercare magari di fare delle proprie deduzioni. A questo punto, a bocce ferme, se non succede niente, può anche essere l'analisi tecnica di supporto alla determinazione di una previsione. Poi c'è la solita polemica, previsione, non previsione, sono tutte boiate, ognuno pensi come gli pare, intanto non è che se uno guadagna è bravo, se uno non guadagna, anche se parla forbito, che non dice previsione, che non dice, che non media, tutte quelle boiate lì, non ha importanza. Quello che conta, insomma, è capirci. E quindi quello che faccio io, visto che questo è un webinar dove cerco proprio di trasmettere quello che faccio io, è dei ragionamenti un po' particolari che vanno proprio dentro al mercato, all'interno del mercato. Innanzitutto, la reazione in questo momento, tra l'altro, da quando abbiamo iniziato il webinar, mi dispiace perché io ero appunto dell'idea più negativa, come qualcuno già sa, evidentemente io devo studiare che reazione ha avuto il petrolio rispetto agli accadimenti. Ieri, se leggevo anche nella bacheca di Vittorio o addirittura Canale 5, in due me l'hanno mandato, su Canale 5, TG5, il petrolio verso i 100 dollari, anche lì alla 7, o sempre a Canale 5, insomma, quelle agenzie lì, il giornalista economico diceva: eh sì, dopo questo si calcola che il petrolio potrebbe andare a 100 dollari. E queste sono grosse stupidaggini, ma il giornalista non è un trader, è uno poverino lì, gli dicono di leggere delle cose o fa delle deduzioni, un po' così come se io mi mettessi a parlare di rugby, che non so niente, o di uncinetto, o di caccia, che ecco, non so niente. Allora, per la stagione della caccia, fa freddo, non ci saranno più gli uccellini, non lo so, ecco, boiate del genere. Fatto sta che il petrolio evidentemente ha anche la possibilità di aumentare l'offerta che è stata tarpata tramite
la privazione in Arabia Saudita di questi pozzi di petrolio, perché i 5 milioni e 7 che mancano, già un terzo di questi 5 milioni e 7, per cui 1,8 milioni, 1,9 milioni, sembra che nel giro di stasera o domani siano già ripristinati, per cui già la diminuzione è di 2 milioni in meno, per cui mancano 3 milioni all'appello. Poi sappiamo benissimo che sia l'Arabia Saudita, sia lo stesso Trump, che ha un suo impegno personale, quello di calmierare e tenere basso il prezzo del petrolio, un suo impegno, una sua battaglia. Le scorte strategiche americane sono enormi, per cui eventualmente c'è sempre anche l'America pronta a entrare nel mercato e a vendere il proprio petrolio. Ricordiamo anche questo, che l'America, Stati Uniti d'America, è autosufficiente. Con gli shale oil ormai è autosufficiente, a seconda di quello che si legge in giro. A me piace molto il petrolio, come qualcuno sa, per cui leggo sempre qualcosa sul petrolio, a seconda di quello che si legge in giro. Comunque l'America è uno dei massimi produttori mondiali, è autosufficiente, o quasi, e le poche importazioni che fa le fa dal Canada. E questo è quanto per dirvi quanto sia importante, però ovviamente l'alleanza con l'Arabia Saudita ce l'ha, perché l'Arabia Saudita, avendo storicamente il petrolio, e poi può essere un asset strategico importantissimo tenere i rapporti, evidentemente. Quindi, fatto tutte queste considerazioni, non mi farei prendere dall'euforia tipica del trader novizio che sente una notizia, oddio, scatta il prezzo del petrolio, non ci so, c'è la guerra, e qui parte tutto. E magari si butta in breakout o si butta a vedere il petrolio perché fa più 8. Chi ha fatto sta mossa, qui mi auguro l'abbiano fatta in pochi, è già insaccato, perché proprio mentre mi preparavo questo discorso, neanche farla apposta, ha perso un euro, ha perso un dollaro, perché no. Lo volevo shortare, però. Erca miseria, infatti io mi rodo, tra l'altro anche la gara dei trader lì, squadra gialla, squadra azzurra, alle 10, avevo già preparato il prezzo del petrolio, short a 60, 59,90 l'ho scritto, però proprio mentre faccio, sembra che, adesso faccio un po' lo spiritoso perché è ovvio che non ci credo neanche, però sembra che ci stiano sentendo, e perché quando ho iniziato a parlare era 59,65, 59,67, e ha perso addirittura 55 centesimi. Adesso questo evidentemente che non è così, però quello che voglio insegnare è che quello che è scritto, quello che batte il petrolio, evidentemente è già figlio di tutte le elaborazioni possibili da fare. Tutti questi discorsi che ho fatto sono già consoni. Allora cosa ci rimane a noi, poveri discrezionali, per operare dal petrolio? Vedere, e qui l'analisi tecnica eventualmente misurata e calibrata anche con la nostra sensibilità, vedere la reazione che ha avuto. Paradossalmente, se la reazione è abbastanza modesta, ieri addirittura ho letto sulla bacheca di Vittorio che si prendeva 80 dollari, un altro a Canale 5 100 dollari, altri 70 dollari, insomma, alla fine siamo a 59, che è un prezzo che abbiamo visto la settimana scorsa, che era 58,30. Tutto sommato direi che sta grande preoccupazione per questo petrolio non c'è, e probabilmente la diplomazia o il mercato sta già prevedendo che probabilmente non ci sarà una controreazione americana in Iran, e quindi la produzione del petrolio verrà ristabilita pian pianino, queste produzioni dell'Arabia Saudita. E se non succede, ma questo non è da me dato a sapere, ma il mercato sta dicendo che la preoccupazione è relativamente modesta, perché 59 dollari tutto sommato non è una grande preoccupazione. Questa è la mia idea. Come operatività, visto che tra un po' partono anche i mercati, come operatività, io ero proprio per shortarlo, ero lì che aveva a 59,90. Tony, noi ci eravamo lasciati venerdì parlando, cioè, appunto proprio del petrolio. Avevi fatto anche un ragionamento sull'amministratore delegato di Eni che dava come fair value il 55. Ovviamente adesso questa situazione che comunque geopolitica può
può ovviamente influire sul prezzo, ma sei comunque dell'idea che se non dovessero esserci comunque delle, diciamo, nuove rappresaglie, il petrolio potrebbe riandare a vedere quel livello, oppure quel discorso lì che abbiamo fatto venerdì lo mettiamo un attimo in stand-by e non andiamo a considerare per il momento? Ma vedi, anche lì è questione tutto di time frame, di timing. Adesso poi ci sono i future del petrolio che hanno varie scadenze. E per cui io, guarda, io adesso non ce l'ho il petrolio qui, ma magari il petrolio che scade, il future che scade più in là, vedrai un prezzo inferiore rispetto al future che scade prima. E questi per motivi tecnici, immagino, io non ce li ho i future sul petrolio, c'ho solo il primo. E immagino sia dovuto al fatto che evidentemente la carenza di produzione si dà per scontata nel primo mese, per cui con la prima scadenza o al massimo la seconda scadenza, mentre magari già si sconta che a marzo o a febbraio la produzione sarà già regolarizzata. E questo è tanto. Per quello che riguarda, no, perché faccio questo discorso? Perché secondo me sì, è chiaro che ritornerà al 55, però per il gioco delle scadenze dei future o dei CFD, adesso non so bene come funziona, magari lo spieghi te, è probabile che andare a shortare nei future un petrolio più là nel tempo già parti da una situazione inferiore di prezzo. Ecco tutto qui. Per cui sì, è chiaro che penso che 55 dollari si riveda, evidentemente però non so se c'è escalation, se dovesse esserci escalation, ovvero se domani gli americani o l'Arabia Saudita tirano una bomba in Iran o con dei droni vanno a distruggere il petrolio iraniano, parte dei petroli, rifanno degli embarghi molto tosti, eccetera, eccetera, il prezzo del petrolio continua a essere sostenuto. Per cui anche il prezzo di 59 e qualcosa rispetto ai 54 che avevamo venerdì, evidentemente giustifica pienamente questo tipo di timori che sussistono. Ecco tutto qui. Per cui l'idea è che riscenda poco, perché il mercato in effetti non ha sorpreso. Io speravo che mi sparasse 63, 66, i primi prezzi di ieri, ecco, quello era fantastico perché c'avevi già. Adesso tutto sommato 59 dollari è un prezzo, secondo me, corretto, corretto rispetto a quello che è successo. E sulle noi guadagniamo sugli eccessi, però lì è un gioco di sensibilità, specialmente sulle commodities, se c'è un motivo geopolitico. Non stiamo lì a vedere il breakout, la rottura, il trend, vi insaccano. Oggi chi ha giocato sul trend li hanno insaccati tutti, perché ieri sera dove compriamo petrolio, a mezzanotte andavi a comprare a 62, 63, ho visto anche dei picchi più alti, adesso li vado anche a vedere. Parlo del petrolio di ieri, ha fatto sì 63 come massimo, però poi dopo è solo sceso perché è così il gioco. Quando uno fa le cose più scontate, quelle che ti vengono da fare, quelle più logiche, il prezzo assume subito questo tipo di eccesso dovuto anche all'emotività e spesso su un dato noto poi si calma e torna al suo prezzo reale. Poi attenzione, poi si esagera. Magari va a 58 in questo momento, allora a quel punto uno dice: no, è così, è poco, perché in effetti sono stati abbattuti la diminuzione del prezzo del petrolio oggettiva, c'è il rischio della guerra con l'Iran e quindi il petrolio è giusto che vada a 60. Questo è in sintesi il mio problema. Ovviamente non a nessuno è dato a sapere quello che verrà, però la mia idea di fondo è che sia una bella occasione da sfruttare per venderla. Guardate subito, tanto guardiamo anche i mercati, perché poi Io sul FTSE MIB, Tony, questo che l'ho provato a comprare, ma sono arrivato in ritardo, quindi adesso c'è una buy. Non so se sei dell'idea di acquisto, una buy lo vedete qui in piattaforma, 22.140, una quotazione. buy. Sì.
Sono entrato, volevo entrare meglio, ma l'ho visto in ritardo. Ah, sei entrato un po' dopo. Sì, volevo entrare adesso dove sta battendo adesso, ma non sono riuscito a prenderlo. Io sul Fuzimib non sono positivo di mio, Aia. dal punto di vista strategico, dico che oggi però oggi col fatto che Eni ha riprendendo il pezzo di venerdì i suoi margini di intermediazione, perché noi sappiamo che sostanzialmente l'Eni col petrolio non fa altro che acquisire il petrolio dai pozzi petroliferi, raffinarlo, processo di lavorazione e da lì fare la benzina, il diesel e tutte le cose che sappiamo, proprio ci sono in benzina Eni, per cui è molto semplice. Evidentemente uno scostamento del prezzo del petrolio a rialzo lo avvantaggia tantissimo, perché dal punto di vista finanziario e anche degli asset che detiene l'Eni, figuratevi quanto petrolio può avere l'Eni nelle sue riserve, tantissimo, per cui avere un 8-9% di incremento vuol dire centinaia di milioni. E in più c'è il famoso margine di intermediazione, un po' come le banche che devono prestare i soldi. L'Eni, quando il petrolio vale 55, quello che calcola Descalzi, ha determinati margini di intermediazione. Se va a 60, i suoi margini, fatto che siano il 10%, il costo, i suoi margini, 10 e poco, forse il 20%, tra l'acquisizione del prezzo del petrolio e la vendita della benzina finita, faccio proprio degli esempi macro, anche perché prima non sono espertissimo di quello che sto dicendo, e poi l'importante è capire il concetto. Evidentemente, se lo fai su una roba che paghi 55, il tuo margine è del 20% è 11. Se lo fai su una roba che paghi 60, il 20% di 60 è 12, il tuo margine, per cui da 11 passa a 12, vuol dire che i ricavi aumentano dell'8 e passa quasi del 9%, cioè tra 11 e 12. Chi non ha capito poi risente la registrazione, penso di essere stato chiaro. Cioè i margini aumentano in assoluto con l'aumentare del prezzo del petrolio. Allora, visto che avevi parlato del Fuzzimib, quello che volevo dire è proprio questo: siccome il titolo Eni è storicamente il titolo più importante della borsa italiana, sia per motivi storici, sia per motivi di capitalizzazione flottante, perché da quando l'Eni è stato in parte privatizzato, una volta l'Eni era dell'IRI o era tutto statale quando io avevo la vostra età, insomma, e poi è stato via via a tranche, è stato un po' messo sul mercato, adesso il tesoro detiene solo una percentuale del titolo Eni, una volta era tutto dello Stato. Adesso, quindi, c'è molto flottante, più la capitale è l'Eni, e non dovrei sbagliare, il secondo titolo più importante del Fuzzimib per movimenti. Il primo è l'Enel, perché con l'upgrade di prezzo che ha fatto da 4,5 € arrivato a 6, anche l'Enel è un colosso, stesso discorso dell'Eni, e a livello di ponderazione pesa un pochettino più dell'Eni. Ma sono circa lì. Quando l'Eni, comunque, che abbiamo detto che è il titolo più importante dal punto di vista storico, ma anche a livello di pesi, il primo e il secondo, si muove fa il 3%, come sta facendo adesso, il 2,81% a 14,44, e i motivi abbiamo spiegato, difficilmente può fare un tonfo il Fuzzimib, perché per il livello, per i punteggi, evidentemente è aiutato. Però da qui a essere, secondo me, è giusto questo livello di prezzo qui. Insomma, non, anche perché al di fuori di questa storia del petrolio, eccetera, poi c'è tutto il discorso delle banche, che le banche insieme pesano abbastanza come l'Eni e l'Enel, se ci fai, perché le banche una volta erano bancocentrici, però adesso un po' meno, perché prezzi delle banche sono scesi molto in confronto specialmente a Enel e Eni, ma tutto sommato io mi aspettavo venerdì scorso un po' di calo. Voi ho anche dichiarato il mio prezzo di short, che era sbagliato, era 22.100. In questo momento sono rimasto nella stessa situazione, e al di fuori di sta storia del
del petrolio che poi va tutto in cavalleria, noi sappiamo benissimo che tra 5-6 giorni, salvo ritorsione, ce ne saremo scordati. Il mercato più o meno italiano sta andando dove andare, ecco, sono sincero, perché qualche calo dovuto agli indici americani che sono in rosso lo sta poi compensando dalla ottima performance del titolo ENI. Ecco, io la penso così. Per cui però non è che mi piaccia proprio sto FTSE MIB, sì, il tuo prezzo 140, forse si può Ah, rivedere. sì, ma se mi Poco dà di qualche più, ma non mi fa impazzire FTSE MIB, assolutamente. volevo fare la scappata da qualche punto, ma vediamo se Oh, riesco a. Eh proprio in apertura, hai perso un po' il tempo, in sì, apertura. stavo vedendo il grafico del Brent, il tempo di switchare sull'Italy 40, ho cliccato, ma era già partito. In apertura c'era l'enfasi, la paura dell'apertura brutta, perché io ieri sera ero un po' anche su Facebook, mi ha scritto: ah, qui un disastro domani. Ma no, perché ci deve essere un disastro? Insomma, adesso c'è sta roba qui del petrolio, ma il petrolio, meno male, è un asset che tira su anche un sacco di titoli, e eventualmente quegli altri che perdono vengono compensati dai titoli. Cioè, dal punto di vista degli indici di borsa, sto fatto qui pesa pochissimo. Pesa pochissimo, perché in Italia l'ho spiegato, Eni, Enel se ne fregano, Eni addirittura è contenta che ci sia del caos sul petrolio, gode, infatti fa il 3%. Io mi ricorderò sempre Wall Street l'11 settembre, non pensate che sia cinico, però tanto sono cose che ho fatto, è normale fare per un trader, e io shortai l'ENI l'11 settembre del 2000, perché era l'unico titolo che con i mercati che scendevano del 7-8% che era rimasto positivo addirittura, perché quando succedevano queste cose delle torri gemelle che scendevano, 11 settembre mi riferivo a quello, prezzo del petrolio quando c'è la conflittualità col mondo, appunto, col mondo di questi terroristi islamici, il prezzo del petrolio tende sempre a salire. E quindi shortai dell'ENI, però poi aspettai fino alle 5, poi alle 5 con i mercati che crollavano a ogni istante, anche lì ebbi ragione, ma dovetti aspettare qualche ora dopo il crollo delle torri. E mi ricorderò sempre questa ENI che resisteva, perché giustamente quando sale il prezzo del petrolio, però poi è sempre un'azione, quindi se l'indice a un certo punto perde 1.000 punti, anche l'ENI se ne frega del petrolio. Questo è il discorso. Perfetto, quindi hai risposto anche in maniera indiretta a Vito che chiedeva dove potesse poi arrivare Eni e anche Saras. Intanto vedo sul grafico che il DAX sembra avere una forza relativa maggiore rispetto al FTSE perché sta salendo mentre Italy 40 no. Guarda, sì, ho risposto indirettamente, però come al solito purtroppo è difficile fare questi tipi di interventi, a parte che i mercati sono imprevedibili, non ci smetteremo mai di ricordarlo, però allora, se uno ha le ENI, magari ce l'ha da 6 mesi o da un anno, da 2 anni, insomma, è perché le ha nel portafoglio, secondo me, questo tipo di crisi del petrolio dovuta ai motivi che sappiamo, va sfruttata proprio per liberarsene. Cioè, è il contrario di quello, non è che uno si deve infogliare, perché alla fine, per carità, la guerra, secondo me, non la fanno. Perché dico così? Perché di guerra ne scoppiano uno ogni tanto. Allora, dal punto di vista statistico, no, non pensate che sia cinico, sono tutt'altro, però cerco, per quello che posso, di trasmettere la mia esperienza. Insomma, che scoppi la guerra adesso tra l'Iran e gli Stati Uniti d'America in maniera importante, una guerra anche solo a colpi di embargo o di distruzioni con i droni dei pozzi di petrolio, è possibile, è ovvio, ma probabilisticamente è più difficile. Per cui il titolo ENI che si apprezza di quasi 3% e va a vola a 14,40 per il fatto che il prezzo del petrolio sia salito, è giustificata se il prezzo del petrolio continua a salire dopo.
allora per carità di Dio va benissimo. Se invece dovesse nel giro di 15 giorni, non dico domani o dopodomani, ecco perché faccio fatica a parlare, perché magari domani ti va a 61, dopodomani a 62, però qui, tanto ne faremo tanti di questa cosa, da qui a 2 mesi, a 1 mese, a 3 mesi, il prezzo del petrolio per me dovrebbe ritornare al suo valore fisiologico, tutto qui. Per cui l'ENI dove può arrivare? Magari ti arriva anche a 14,50, ma non lo puoi stabilire, e qui mi prendo le mie responsabilità facendo dispetto, perché adesso guardo con gli occhioni, mi studio il grafico, metto lì, allora guardo il grafico e dico, ah no, qui va su. Evidentemente il titolo ENI scenderà se le tensioni e il prezzo del petrolio scenderanno, e il prezzo del petrolio scenderà se Trump utilizzerà le riserve, se gli iraniani, il presidente dell'Iran, Filippo, si incontra con Trump, c'è un incontro previsto e fanno la pace, se c'è distensione, evidentemente anche il titolo ENI scenderà e viceversa. Però secondo me a occhio, se una delle ENI può venderle, l'avevo già consigliato anche a 13,95, per cui figurati adesso, può venderle e può con ottime possibilità, non certezza, di andarsela a riprendere a 13,5, magari tra 2 settimane. Ecco, tutto qui. Ok, perfetto. Vediamo qualche domanda. Allora, leggiamo qualche domanda. Allora, vediamo. Maurizio dice: sul Brent, sulla chiusura del gap si tenta l'acquisto. Quindi, Lui la chiusura del gap. Maurizio ha sostanzialmente. No, ma è giusto quello che dice lui, però ragazzi, il gap è enorme. Cioè, Quindi andrebbe shortato finché arriva lì. no, esagerato. Cioè, è giusto come ragionamento tecnico e anche ci sta perché il gap lo vedono tutti. Per cui c'è una serie di operatori che si astiene a comprarlo in imminenza del gap e qualcuno che lo shorta perché c'ha il gap da chiudere. Per cui accetto questo ragionamento. Però qui parliamo, se non sbaglio, di un gap aperto a quota 55 circa, Quindi 55. l'aspetto sì, a 54,98 sostanzialmente. Santa Madonna, 54,98, 59, adesso che oggi si chiuda il gap o domani sarebbe proprio una pagliacciata di crisi. Non ci credo neanch'io che avete sentito il ribassista. Però l'idea, allora, premio l'idea, è buona se magari lo fa in un contesto temporale più lungo, cioè non si aspetti oggi o domani che chiuda il gap, salvo dichiarazioni clamorose di Trump o da parte dell'Iran o da parte degli yemeniti, insomma. Ecco, però va bene come idea, ma non, come timing bisogna aspettare un pochettino prima di chiudere il gap. Tutto qui. Credo sì che forse intendesse appunto un trading molto più di lungo respiro, magari Maurizio aspetta che si calmino le acque per poi magari andare. Maurizio, in questo caso qui, così diciamo anche quello che penso sui gap, secondo me i gap sono una gran cosa da guardare, ma veramente bella. Nell'imminenza, allora è quasi una scalpata, cioè se noi vediamo, poniamo che il gap sia a 54,94, se noi vediamo una giornata che presumo non sia oggi né domani, però martedì prossimo, che tra 5 giorni, che il petrolio comincia a perdere, perdere, perdere e va in aria 55,70, ecco, che si trova all'1, l'1,5% a tiro della chiusura del gap, a quel punto, secondo me, anche è una cosa che faccio volentieri anch'io. Col DAX riesce benissimo. Perché? Perché evidentemente la discesa è dovuta per motivi geopolitici, di natura microeconomica e tutte le cose che sappiamo noi. Il mercato è capacissimo di percepire che il petrolio non abbia più senso scendere. E in più dopo, nell'ultimo rally dell'ultimo, c'è la storia del gap che deve essere chiuso
con tutti gli operatori che sanno più o meno il livello di chiusura, e quindi c'è chi short fino a qualche in prossimità della chiusura del gap, e tutti si astengono dal comprarlo fino a che non chiude il gap. Per cui, proprio dal punto di vista tecnico, per una volontà degli operatori, sta storia del gap funziona. Però evidentemente ci deve essere il mercato che deve decidere, per motivi, ripeto, di natura geopolitica e di carattere microeconomico, la legge della domanda offerta, che debba scendere il mercato e il petrolio tornare sul livello che presumibilmente tornerà intorno ai 55. Ottimo. Allora, poi vediamo, vediamo se c'è qualche domanda specifica. C'è la battuta di Marco sul tuo famoso insacco. Dice: "Ciao Tony, qui con tutti questi insaccati, ormai pare un salumificio. Speriamo io di non rimanere insaccato sul FTSE MIB." Vediamo se ho messo lo stop, non mi ricordo. Ma io, ecco, parliamo del FTSE MIB, visto che manca pochi minuti, poi, ecco, sul FTSE MIB, secondo me, neutralizzo sta storia qui, che ieri sera sembrava ci fosse il dramma dei mercati. Neutralizzo, cioè nel senso che sta roba qui, dei pozzi di petrolio incendiati, dell'Arabia che produce 5,7 milioni di barili di petrolio in meno, sostanzialmente all'Italia non gli dà un vantaggio, perché tutto sommato il Nasdaq è negativo, l'S&P è negativo, e l'Italia ovviamente, il DAX è negativo, e ovviamente noi guardiamo a questi dati qui, ma non gli dà neanche tanto svantaggio, perché il titolo ENI, l'abbiamo spiegato prima, pesando molto, con il 2 e passa per cento, sostiene anche il FTSE MIB. Quindi vedete che l'Italia è meno 0,44, che sostanzialmente è quello che, tolta sta storia del petrolio, se non c'era tra sabato e domenica, è quello che avrei detto io. Poi abbiamo fatto la puntata, c'è la registrazione, che mi aspettavo io che partisse. Anche uno mi ha scritto su Facebook: "Tony, come parte?" Lunedì me l'ha scritto venerdì sera, e io ho detto malino, e mi aspettavo grosso modo una partenza così, da 2200, ecco, ci stava. Per cui diciamo che il petrolio è per quello che mi riguarda, però sull'Italia confermo esattamente quello che ho detto venerdì. Secondo me è uscito tutto ciò che più di bello, di positivo poteva essere interpretato dagli operatori per l'Italia. Per cui, ripeto, spread bassissimo, non c'è più Salvini, l'abbiamo detto di tutti i colori, l'Europa abbraccia Gentiloni, tutto quello che vuoi. A questo punto sono finite le notizie positive, e siccome i mercati sono fatti per prendere anche profitto dopo un rally, io mi aspetto uno storno. Non importante, lo seguiamo insieme, però sicuramente ripete esattamente quello che ho detto venerdì. Per cui una discesa in questi termini qui, sicuramente però sotto i 22.000, che può andare a 21.8, 21.750. Ecco, mi aspetto questo, ma proprio perché l'Italia viene da 19.950, è arrivata a 22.2, spesso dopo un 11% torni indietro. Esatto, quindi la sua forza relativa viene un po', diciamo, meno, si accoderà a quello che poi saranno le decisioni anche dal lato ovviamente americano, soprattutto questa settimana che c'è la Fed, quindi l'appuntamento Sicuramente, di mercoledì è sicuramente, la cosa più importante, quindi da seguire. E poi noi venerdì siamo di nuovo qui, e quindi poi commenteremo il post, sicuramente il post Fed. Allora, c'è Tony una domanda su di Maurizio, io poi direi di chiudere sulla domanda di Maurizio sul Bund. Ti chiede che cosa, ti leggo per intero la domanda: "Mi interesserebbe sapere cosa pensi del Bund e della forza espressa nell'ultimo anno, anche se in verità il trend è positivo da oltre un decennio. Ci sei espresso varie volte su questa serie sul Bud, se vuoi chiudere." Maurizio, vedi, sul Bund, anche qui il trend è positivo da oltre un decennio, però
Per carità, ci sono state delle manovre volte a aumentare in maniera artificiale la domanda di asset finanziari, premiando in valore assoluto, ma perché sono le regole, non è che è una mia interpretazione. A me piace molto quando i dati oggettivi dire le cose oggettive, non entro mai nel merito di quello che penso, anche perché non ha importanza, poi è uguale. A me piace. Allora, il QI, il quantitative easing europeo è stato di oltre 2.500 miliardi e ha premiato maggiormente l'acquisto di asset tedesco per regolamento, perché i crediti sono in capital, ovvero in base alla chiave capitale che premia i paesi che hanno un prodotto interno lordo più importante è la popolazione. I coefficienti di ponderazione per il chi capita sono due: popolazione e prodotto interno lordo. Quindi è anche, secondo me, giusto, perché se te fai una banca europea, premierai in base all'importanza del paese. Poi la Germania è anche molto rigorista, per cui è venuto fuori il Bund in quella maniera lì. Però la maggiore parte degli acquisti, il 27%, sono andati rivolti alla Germania, il 20% alla Francia e il 17% all'Italia. Quindi il Bund necessariamente, poi si è scoperto col tempo, è stato comprato fino all'inverosimile. E questo è il motivo del grande rialzo. Adesso siamo arrivati a dei livelli di negatività di rendimento fino a meno 0,8, 0,75. Adesso siamo a meno 0,4, quindi adesso te lo dico esattamente, meno 0,45. In questa settimana qui è crollata la diminuzione, cioè è aumentato molto il rendimento. È complesso perché sono numeri negativi, però se noi passiamo da meno 0,75 a meno 0,45, il rendimento che era negativo è diventato la metà negativo, quindi è diminuito il corso dei Bund, sono diminuiti i prezzi del Bund parecchio, 3-4 figure, e sono aumentati i rendimenti, o meglio, diminuita la negatività dei rendimenti. Questa è la situazione attuale. Evidentemente, se il trend di 20 anni è lungo, non è detto che si vada lungo all'infinito per la storia del trend di Sigurd Freud. Bisogna capire queste cose. E siccome è un paradosso storico avere un'obbligazione che ti dia a 10 anni che ti dia un meno 0,7, è un paradosso. Evidentemente le discussioni che sono state fatte dalla von der Leyen, da Draghi venerdì, da Dombrovskis venerdì, da Draghi giovedì, eccetera, volte a stanare la Germania dalla sua avarizia e a farla spendere di più, perché questo è il tema del momento. Il tema del momento è che la Germania deve andare in deficit spending o non avere attivo di bilancio, deve spendere, fare infrastrutture nelle sue scuole, nelle autostrade, nella ricerca. Insomma, vogliono che la Germania spenda. Spenda molto. Cosa vuol dire? E questo è il volere dell'Europa. Poi magari non fa. Se dovesse spendere molto, ovviamente si indebita, aumenta concetto microeconomico, offerta di bond, perché se deve investire si deve indebitare, e quindi il bond aumenta anche il livello di prodotto interno lordo, perché la Germania è in recessione, e noi sappiamo che quando aumenta l'inflazione e aumenta il PIL, evidentemente si rilassano le obbligazioni, specialmente il bond, che è un bene rifugio. E quindi può darsi, anche dal punto di vista tecnico, chi è tecnico mi conforterà, che queste quattro figure improvvise che ha perso la settimana scorsa, perché il Bund adesso è rollato, c'è quello di dicembre, ma io adesso il settembre, insomma, è andato quello settembre a 179,67 a 175 circa. Ecco, può darsi, sì, 175, perché adesso quello lì vale 172,5, quello nuovo, ma era 172,20, c'è 2 punti o 8 di differenza. Ecco, sono tante, tanto, 4 figure e mezzo nel giro di qualche giorno. Può darsi che abbia dato il presupposto a un'inversione che magari dura anche da 10 anni. Questo è il mio pensiero. E
estremamente pericoloso il Bund, perché mai dire mai, però in questo momento, anche oggi, con pozzi di petrolio che non ci sono, dove c'è, ci sarebbe dovuta essere avversione al rischio, ci sarebbe dovuta essere avversione al rischio, per cui corsa sul Bund, e il Bund si apprezza di niente, perché in questo momento è più 0,03 e quindi non dà un segnale che avrebbe dato 10 giorni fa. Proprio per questo io sul Bund non andrei a comprarlo e tenterei degli short tattici nei suoi rialzi. Questo è quello che sta dimostrando il Bund, e quello dal punto di vista economico, l'ho spiegato. La Germania adesso è vista come paese che deve spendere e mettere Bund. Che poi i tedeschi, il partito, l'SPD, lo zoccolo duro che dalla guerra, dal punto di vista storico, dopo la Repubblica di Weimar, non voglia spendere e rimanga col surplus di bilancio, questo non lo posso sapere io. Può darsi che i tedeschi siano ostinati a rimanere sempre col bilancio perfetto, e quindi tutti questi discorsi che ho fatto non valgono. Però questo non è dato da sapere di nessuno. Però il Bund, proprio solo questa settimana, per la prima volta ha dato un segnale anche dal punto di vista tecnico importantissimo. Ultimo consiglio, l'ho già detto qualche volta, non mi stancherò mai da ripetere: purtroppo il Bund future e il Bund quotato future, e anche quello che si riflette su Tikmil, ha un problema. Ha dei sottostanti che cambiano ogni 3 mesi con un stacco cedolare teorico del 6%, ma fatto sta che cambiano di 3 figure, 2 figure e mezzo, 3 figure, a volte aumentano, a volte diminuiscono, eccetera. Per cui, dal punto di vista grafico, purtroppo presentano delle grosse incoerenze. Poi c'è chi dice deve chiudere il gap, ma lo dice, ah, si deve chiudere il gap, perché quasi sempre l'ha chiuso, in effetti. Per carità, però andare a studiare il Bund solo sul prezzo del Bund primo, cioè quello prima in scadenza, che invece è dicembre, prima era settembre, prima ancora era giugno, ha un poco senso, perché oggi un 145, scusate, un 172, che vale quello di adesso, 172,47, se fosse stato quello di dicembre, i rendimenti sarebbero crollati sotto lo 0,30. Adesso invece i rendimenti sono 0,44 meno, e quindi vedete che un 172,46 di oggi non ha lo stesso significato del 172,46 che avrebbe avuto il future di settembre, perché c'è 2,8 figure in meno. Ecco perché io consiglio, e ci sono, di guardare, andate su Investing.com, scrivete, di guardare i rendimenti del Bund a 10 anni e non il prezzo assoluto. Ecco, col grafico dei rendimenti uno può fare delle considerazioni. Se andate a vedere i rendimenti, potrete vedere come questa settimana, quella appena finita, dal punto di vista dei rendimenti sia stata molto importante, perché il Bund è andato da meno 0,75 a meno 0,4. Il che vuol dire, insomma, che ha dimezzato la negatività, e anche dal punto di vista tecnico credo che voglia dire molto. La view su Bund non mi piace colpire gli eccessi, adesso può darsi che sia sceso troppo, ma io lo lascio perdere, perché il Bund potrebbe scendere ancora, potrebbe scendere. Ottimo Tony, grazie per la view anche sul Bund. Direi di chiudere qui, siamo andati oltre i 45 minuti canonici, quindi noi ci vediamo adesso venerdì alle 16, non vi dimenticate dell'appuntamento, e quindi vi auguro una buona giornata, ovviamente buon trading, e mi raccomando, non esagerare con la leva, perché questa settimana c'è la Fed. Eh Grazie a beh, tutti. c'è la Fed, anche lì farò uno specialino con Vision Forex, Ottimo. e vedremo, sì, di idee particolari non se ne hanno, un po' va su, un po' va giù, magari vedremo mercoledì. Grazie a tutti quelli che mi hanno seguito, grazie a tutti, grazie.